Vincere le delusioni è un libro che cerca di andare nel senso di quell'alfabetizzazione emotiva di cui abbiamo bisogno, cioè grande bisogno di parlare di emozioni e di diventare esperti di queste emozioni che a volte rischiano di sovrastarci. Il mio ruolo di giornalista, che è accanto a quello della psicologa di Pascal Chapeau Morelli, la mia coautrice, è quello di dare al meglio voce a delle piccole testimonianze. Ho scritto 5 racconti brevissimi, infatti, alla fine dei primi 5 capitoli, che cercano proprio di dare questo aspetto paradigmatico, esemplare, per potersi rispecchiare, riconoscere. Perché l'idea è proprio quella anche di diventare migliori interpreti di se stessi, quindi saper leggere meglio la propria situazione esistenziale e saperla esprimere meglio. E diceva Barthes, no, che un buon libro deve aiutare il lettore a diventare uno scrittore migliore. Ora, noi lasciamo perdere, diciamo, l'aspetto narrativo, ma soprattutto c'è l'aspetto emotivo, diventare dei migliori narratori di se stessi, poter quindi entrare nella propria delusione, capirne i meccanismi e a quel punto raccontarla prima di tutti a se stessi, per poter poi mettere le cose al loro posto e quindi a quel punto essere pronti per il passo in più, quello che ci aiuta appunto a vincere le delusioni. Veramente questa esperienza di scrittura a quattro mani è stata avvincente, perché un comunicatore e una psicologa non sempre, no, si trovano a fare un lavoro di questo genere insieme. Invece l'idea era proprio quella di far arrivare dei contenuti scientifici al numero più ampio possibile di persone. E questa è la sfida che speriamo sia riuscita. E troverete, spero, tante risposte in questo libro, insieme a delle domande che non fanno mai male. Il libro Vincere le delusioni vi porta lungo un percorso che vi è sconosciuto e conosciuto nel contempo, conosciuto perché tutti hanno delle delusioni nella vita, tutti le incontrano un giorno, sconosciuto perché non riuscite sicuramente a districare questo groviglio di emozioni che vi assale più o meno in modo improvviso quando incontrate la delusione. La delusione, infatti, non è solo un evento che sopraggiunge, ma è anche una serie di emozioni che bisogna saper gestire, ma è anche molto di più, perché è anche il nostro relazionarsi al mondo e il nostro modo di relazionarci con noi stessi. Infatti, per vincere bene una delusione bisogna prima di tutto conoscere bene se stessi. Non è ovviamente sufficiente, bisogna conoscere bene il mondo e saperlo interpretare anche le azioni degli altri, sapere anticipare eventualmente le loro intenzioni, per esempio scovare la bugia, i manipolatori, saper deviare da questa strada nella quale loro vogliono portarci e invece che dobbiamo evitare a tutti i costi, perché sicuramente porta alla rovina e a un muro in tutto. Le soluzioni sono sia, diciamo, preventive che curative. Le soluzioni sono sia curative che preventive. Preventive, per sapere a che cosa si va incontro bisogna conoscersi bene, e il libro vi insegnerà anche questo, cioè gli spunti per imparare a conoscere se stessi. Curativi sono ovviamente le situazioni da evitare, le reazioni da evitare, perché sono dei vincoli ciechi che non portano da nessuna parte, e anche ciò che potrà invece portarvi verso una strada aperta, come creare se stessi, imparare a mantenere la voglia di fare, il desiderio di confrontarsi con delle sfide senza pensare che non ne saremo capaci. La delusione a volte viene da fuori e a volte viene un po' da dentro. Quando si è nella dipendenza affettiva, ovviamente si va facilmente incontro alle delusioni. Perché? Perché si aspetta molto. La delusione è soprattutto la caduta di un'aspettativa più o meno importante. Quindi i dipendenti affettivi, che aspettano di trovare negli altri uno sguardo favorevole che dia loro riscontro del loro eventuale valore, di cui poi dubitano profondamente, ovviamente i dipendenti affettivi incontrano delusioni quasi a ogni angolo di strada.
e quindi superare questo è il fondamentale, e tante altre modalità che scopriremo insieme. Grazie.